L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 2 ottobre come la giornata internazionale della non violenza. La data scelta è il giorno di nascita del Mahatma Gandhi, che si è differenziato dagli altri uomini politici del suo tempo, influenzando tutta la cultura del Novecento. Era schivo, semplice, silenzioso, ma anche capace di mobilitare enormi masse. Quest'uomo ha cambiato il mondo lottando per la libertà del suo popolo contro l'intolleranza, il razzismo e l'ingiustizia, ma senza mai usare la violenza. Ha trascorso oltre 20 anni in questa lotta, immedesimandosi negli ultimi che vivevano ai margini della società. E in tutto questo tempo, in uno sforzo costante di coerenza, il suo stile di vita, il suo modo di vestire e la sua alimentazione, ogni cosa in lui si protendeva verso il suo obiettivo, cioè liberare le persone dall'oppressione, fino a perdere la vita per questi ideali. Nel mondo degli eroi come Gandhi, hanno lottato giorno per giorno per liberare e migliorare le condizioni dei loro simili. Storie come queste si inseriscono nella grande storia della salvezza dal peccato e dal male. Il punto centrale di questa storia è stato quando Dio ci ha salvati in Gesù, venuto a prendere il nostro posto, dando la sua vita al posto della nostra perché noi potessimo vivere per sempre. Per spiegarci il suo desiderio di stare con noi, portandoci vita e futuro, Dio ha utilizzato il santuario e al centro di tutto il sistema sacrificale c'era il principio di sostituzione. Dal sistema in cui avvenivano i sacrifici si traevano almeno 3 lezioni importanti. Primo, che il peccato costa. Il secondo, che il peccato porta alla morte. E il terzo, che Dio ci ha trovato una soluzione al problema del peccato venendo e fornendoci un sostituto. I sacrifici che si svolgevano nel santuario indicavano quello perfetto e potente che Gesù avrebbe compiuto un giorno venendo a salvarci. E Gesù è venuto. È il piano della salvezza, quel piano a lungo spiegato e atteso, si è compiuto. Il piano si è compiuto e vale anche per te. In Cristo il tuo perdono è completo, totale. Quindi non devi temere, accetta il dono della vita, non hai bisogno di altro.